Questa era Luigi Veronesi. E poi aveva questo sogno, anche un altro eterno bambino, il fatto di salire su una scaletta per dipingere un quadro di 2 metri per 2 metri. Era normale, perciò era l'angioletto che andava a rifare il suo mondo interiore con delle immagini che partivano appunto da un certo tipo di geometria, però molto poetica, vedi, gli anni 70 hanno questa raffinata poesia, e il resto è tutta la sua struttura, diciamo, l'arte concreta di Veronesi, ha sempre una vena poetica dentro. Infatti i Veronesi non ti stancano mai. E questa è la forza dei quadri, o dell'arte, se vogliamo. Quella che ti fa entrare nel quadro, ti fa pensare e ti lascia bene.